Condanna all'ergastolo per una coppia formata da madre e padre del piccolo Finlay Bolden, che purtroppo nel 2020, a 10 mesi di età, perse miseramente la vita a seguito di azioni che avrebbero compiuto la coppia in questione. Il processo a carico di questa coppia si è concluso proprio di recente in Inghilterra a Derby. L'uomo si chiama Stephen Bolden, ha 30 anni, la ragazza, o meglio la donna, si chiama Shannon Marsden, ha 22 anni di età. E ci dovranno fare Stephen 29 anni di reclusione in carcere, invece Shannon 27. Basteranno? Non credo. Sono queste le condanne riportate, eventualmente potranno richiedere la libertà condizionata, come la giudice Amanda ha fatto sapere attraverso la conclusione della prima udienza, grazie a quello che effettivamente parlando è successo. Il bambino venne ritrovato privo di vita, era il Natale 2020, nella casa Chesterfield della coppia Derbyshire. Era stato fatto fuori dai genitori a cui era stato riaffidato 39 giorni prima, dopo un provvedimento di sospensione obbligata della patria potestà. Sul corpo del bambino vennero trovati più di 130 lesioni piuttosto forti, ben 57 fratture, infrazioni delle ossa, ematomi, bruciature di sigaretta e addirittura nei polmoni tracce di marijuana passiva. Ok? Quest'ultima sostanza i genitori sembra che l'avessero consumata in una maniera abbastanza palese. Insomma, ha fatto una morte terribile e la giudice è rimasta sconvolta anche leggendo gli atti che ovviamente sono stati disvelati in udienza preliminare. Vi ringrazio per l'ascolto, il bambino non c'è più, Will è diventato il nulla cosmico, nulla assoluto, adesso invece Stephen si dovrà fare 29 anni e Shannon 27. Iscrivetevi, commentate, ciao da Andando Italiano.